Benvenuti al Palazzo Isimbardi di Milano. Oggi Artes TV insieme a Rete Brescia sono presenti a partecipare a un grandissimo evento intitolato Girasole d'inverno. Io ringrazio tantissimo per questa occasione, per questo momento di condivisione di un percorso che ha visto l'inizio già con un altro momento di confronto, perché trattiamo su quattro temi in quattro momenti diversi, che sono tutti temi legati al riscatto, alla possibilità di speranza del futuro, proprio cercando e portando formazione e bellezza dentro gli istituti penitenziari. Abbiamo parlato di arte, musica, cultura e oggi di cucina. Ecco, io credo che oggi in particolare sia per noi un momento straordinario, perché siamo reduci peraltro dalla visione anche del film del Lupo in Galera, quindi ringrazio chi ha portato questo ristorante, questo modo di fare non solo formazione ma anche occupazione in una modalità nuova, diversa, con una sperimentazione straordinaria che è diventata un modello, una buona pratica per tutto il paese, così come Bollate in generale è stato da tempo e continua ad essere, grazie al direttore, grazie a tutto il personale che gli dà proprio il senso della possibilità di costruire un percorso che dia un futuro. E attraverso il lavoro questo è naturalmente il percorso migliore, e oggi parliamo di questo. Questa è una giornata molto importante per Città Metropolitana, che promuove quattro incontri che riguardano l'arte, quindi la musica, la cultura, oggi l'arte della cucina, ed è importante perché noi teniamo una regia di un incontro che vede tutti i soggetti protagonisti partecipare per capire come trovare strumenti innovativi di riscatto per le persone, donne e uomini, che sono in istituti penitenziari. Ecco, io credo che sia necessario lavorare insieme, avere però qualcuno che coordina come Città Metropolitana questi lavori, ma sensibilizzare tutte le persone che vivono fuori dal carcere, proprio per abbattere stereotipi, pregiudizi, stigma che ancora troviamo nella nostra società, e dare alle persone che sono detenute un'occasione davvero di reinserimento sociale, che si può avere tramite il lavoro naturalmente, quindi la formazione in carcere, per avere una speranza di un futuro migliore dopo aver scontato la pena. Ecco, questo è l'obiettivo, però l'obiettivo deve coinvolgere tutti i soggetti che possono partecipare, ma anche tutta la comunità, perché lo stigma e gli stereotipi sono ancora molto radicati, e oggi è una grande giornata per sradicare appunto questi stereotipi e dare una possibilità di speranza di un futuro migliore a chi oggi è detenuto. In carcere le persone sono rese silenziose. Il detenuto è privato della possibilità di mantenere la propria prospettiva. E se non sa resistere nella propria identità passata, può assumere soltanto la prospettiva del noi carcerato, contrapposto a loro delle istituzioni. La carenza di attività scelte genera un rallentamento nocivo, in previsione di una partecipazione dell'ex recluso, a ritmi sempre più frenetici del sociale. Il mondo dentro della carcere col mondo esterno, il collegamento, tutta questa organizzazione per fondamentale, molto importante, che messaggio può trasmettere a tutti noi? Ma oggi siamo qui con tantissime realtà anche del mondo privato, oltre che due importanti realtà territoriali, che sono il Comune di Milano e la Città Metropolitana. Vogliamo mettere in evidenza come la collaborazione tra tanti enti possa portare a dei progetti che incidano davvero e incidono davvero sul nostro vivere quotidiano. Noi pensiamo sempre al carcere come qualcosa di molto lontano. Lo scopo invece di questi incontri è far comprendere come ci può essere una relazione, un rapporto tra chi sta fuori dal carcere e chi è all'interno temporaneamente, anche magari per un lungo periodo, ma che ha la possibilità poi di reinserirsi e ritornare a vivere nella società civile. Io lo dico sempre, la possibilità di reinserirsi all'interno della società non solo è
umanamente importante, ma anche dal punto di vista, come dire, egoistico, serve alla società perché ogni reinserimento ben riuscito impedisce una recidiva, ossia impedisce di avere all'interno della società una persona che continua a delinquere. La recidiva in Italia è del 70%. Ultima domanda. A Bollate scende sotto il 17%. È un detenuto. Perché devo parlare di lui? Perché devo dargli un lavoro? Perché devo dargli una casa? Servizio! L'importante è riuscire ad andare oltre il muro prima o poi. Benvenuti in galera è un'espressione che dimostra una rivoluzione. Io la chiamo, amo definirla la rivoluzione tranquilla, ma è un segno, un simbolo per ribaltare la realtà. Questa volta chiediamo noi alla società esterna, per la prima volta, entra società esterna, entra in un luogo che non vorresti mai conoscere, la prigione, ma lì ti dimostreremo che abbiamo le persone, sono le stesse persone che sono nella società esterna, hanno trasgredito le regole, ma usciranno e noi vogliamo che escano molto meglio di quando sono entrate e con orgoglio facciamo un percorso insieme. Il lavoro è fondamentale, dando dignità alle persone diventa uno strumento di prevenzione e soprattutto consente a persone che non si sono mai affacciate al mondo lavorativo di iniziare in carcere a mettere a frutto le loro potenzialità, assumersi un impegno. Ecco, questo si dice poco, si pensa che alla fine in quella famoso paradigma il tempo, gli anni di pena, sia chiuso il discorso infatti con la società civile. No, invece lì inizia, è un inizio, e se noi non diamo in maniera particolare, come rappresentiamo in questa sala, non c'è un impegno civico in questo modo, non decliniamo il mandato costituzionale del Presidente. Oggi si parla di lavoro, si parla di cucina, si parla di formazione professionale, si parla di istruzione. Ecco, il carcere di Bollate ha unito, come in una filiera, in un percorso, quello che è l'istruzione qualificata, quello che è la formazione e quello che è l'inserimento lavorativo. Grazie, infatti, due pilastri, l'istituto alberghiero, presente in sala, e la cooperativa BC La Sapienza con il ristorante in galera. Ecco, parlare di formazione, parlare di lavoro, significa restituire, avere uno sguardo di attenzione per la dignità delle persone e per l'inserimento occupazionale e fare sì che la pena sia utile per se stessi e per la società. Oltre a essere a dare linfa e potenziale al lavoro, che è uno strumento di prevenzione dei rischi di disagio delle persone. Questo è l'obiettivo istituzionale che noi ci dobbiamo imporre, con tutta la complessità che ne deriva, ma questo lo si può fare solamente in un lavoro di sinergia, infatti con l'intera comunità. Città metropolitana come di Milano, infatti, ne è sempre stato un sistema foriero di energie e di grandi occasioni, di grandi opportunità. E abbiamo l'obbligo come istituzione di continuare lungo questa strada. Il mio ruolo è quello di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano e lo espongo in quanto sono la presidente del Tribunale che si occupa dell'esecuzione della pena e quindi è responsabile attraverso i suoi magistrati di tutto quello che è la gestione del carcere, sia per quanto riguarda la concessione di tutti i benefici e le altre possibilità di apertura all'esterno, quindi a partire dal permesso premio, l'articolo 21 approvato su proposta della direzione del carcere, del direttore del carcere che ammette il detenuto al lavoro all'esterno, fino ad arrivare alla più ampia misura alternativa che è quella che purtroppo i giornali riportano in un modo sempre errato e mi fa davvero effetto vedere che si parla pensando di parlare con cognizione di causa di quello che è una misura che ha anche delle componenti giudiziarie, che è l'affidamento in proprio
trovava ai servizi sociali, una misura nella quale il magistrato è centrale perché ha il ruolo assoluto di valutare il comportamento della persona e valutare quindi se all'esito di quella prova, di quello dell'affidamento in prova, la pena si può dichiarare estinta e si può ritenere quindi che la prova abbia avuto esito positivo. È un'iniziativa molto importante e bella quella che si è tenuta oggi, è la prima di una serie di quattro incontri e si è parlato ovviamente della importanza dell'attenzione da prestare ai detenuti all'interno del loro percorso detentivo, in modo tale che la pena sia utilmente espiata, che non sia solo il passare del tempo all'interno di un carcere, ma che sia un modo per riformare una professionalità oltre che una personalità dal punto di vista, diciamo, della necessità di riadeguare i comportamenti al rispetto della legalità, e anche attraverso lo strumento del lavoro cercare di ottenere un risultato di recupero che poi tenga nel momento della rimessione in libertà e della scarcerazione. Il significato di tutto questo è che il lavoro è uno degli strumenti essenziali. Oggi si discute del lavoro attraverso una cooperativa che si occupa di ristorazione, le attività trattamentali all'interno del carcere di Bollate, che in particolare quello che è oggi oggetto di attenzione, sono moltissime e sono tutte orientate verso l'istruzione, la formazione, l'arte e la ricerca del bello, anche oltre che la riflessione sul reato e sul proprio comportamento, e tutto questo restituisce alla società una persona che è completamente più pronta sicuramente per evitare la ricaduta nella commissione del reato e per riprendere la sua vita con dignità, in modo tale da poter anche mantenere decorosamente la sua famiglia con un lavoro adeguatamente retribuito. Che ringraziamento agli oratori, ti lasciano le parole fondamentalmente. Sono recupero, speranza, artista. Ritengo essere determinati per la riuscita di questo evento, ma per la riuscita e il senso di questi eventi che danno un po' il riconoscimento di un mondo troppo spesso lasciato da parte. Oggi è stata una giornata importante, è stata una giornata toccante, perché l'argomento delle carceri e dei carcerati è un argomento che muove gli spiriti, però è anche stata una giornata importante per dare risalto alle problematiche non tanto di che cosa fare della carcerazione, come farla, che non spetta a noi, ma di cosa far fare ai detenuti durante la carcerazione per uscire almeno con lo spirito dalla loro reclusione. E credo che la cucina rappresenti un momento importante per poter uscire con lo spirito. Grazie mille.